Buongiorno, questo è Freenhouse, voi siete a un nuovo appuntamento con la liturgia del giorno, mercoledì 23 giugno 2021. Ben ritrovati, io colgo l'occasione anche per ringraziarvi della simpatia che ci avete riservato, del sostegno che date al nostro canale. E noi cerchiamo così anche di offrirvi contenuti costruiti, pensati, che possono essere utili. E quindi ancora un grazie di cuore. Oggi continuiamo nella lettura della storia di Abramo e abbiamo saltato due episodi importanti. Il primo, l'ascesa in Egitto per la carestia, dove Sara e Abramo non si parleranno per un po', anche perché Abramo mostrerà anche i suoi limiti da un certo punto di vista, anche paura, timidezza, possiamo anche dirlo, vigliaccheria. Ma poi anche un bel episodio del capitolo 14, dove sembra che ci sia una guerra generale, una guerra mondiale, dove Abramo salva il nipote Lot. Qui invece ci viene riportata la lettura della prima alleanza. Ne abbiamo due nel testo di Genesi, una qui al capitolo 15 e una al capitolo 17. Vediamo insieme. L'alleanza di Abramo, che viene ricordata qui, è un'alleanza che nasce però da una mancanza. Ormai manca l'erede, Abramo sta invecchiando e, non dubitando della promessa di Dio, però ovviamente si organizza e dice: sarai Eliezer di Damasco il mio successore. Ma il Signore gli risponde: non sarà costui il tuo erede, ma uno da te nato sarà il tuo erede. Fate bene attenzione a questo passaggio. Lo condusse fuori, guarda in cielo, conta le stelle, se riesci a contarle, tale la tua discendenza. Dio gli ripropone la medesima benedizione. Egli credette al Signore che glielo accreditò come giustizia, alla lettera glielo contò come giustizia. Ecco la giustizia della fede che poi riprenderà ampiamente San Paolo sia nella lettera ai Galati che nella lettera ai Romani. C'è qualcosa che veramente ingenera la riconoscenza di Dio. La fiducia sconfinata, la fede. Quella che nel Vangelo alle volte, per esempio, prendete il testo di Marco 7:24 seguenti, quando la donna chiede la grazia per la figlia e Gesù all'inizio è un po' titubante, poi dice: donna, tanto grande è la tua fede. Ma anche la fede che riesce a cancellare addirittura i molti peccati della peccatrice di Luca 7:36-50, ella, perché ha molto amato, le è stato molto perdonato. Insomma, a un certo punto di vista, vedete, i parametri sarebbero un po' diversi, ma sostanzialmente molto concreti, molto pratici. Cioè, l'idea è: che qualità sai dare? Che qualità d'amore, di perdono, d'accoglienza sai dare? E quindi, che fiducia sai accordare? Ora, se non ti fidi dei tuoi fratelli, delle persone che hai vicino, fratelli, sorelle, anche nella fede, voglio dire, come farai a fidarti di Dio e delle sue promesse? Capisci che è più un'idealità che una sostanza di vita. E poi come continua? Continua che viene ovviamente fatto un patto vero e proprio. E nell'oscurità Dio passerà in mezzo agli animali separati, che indicavano una fine terribile per chi veniva meno a dei due contraenti al patto. Karatta berit si dice in ebraico, cioè tagliare un'alleanza. Gli animali tagliati, dice: beh, io con le imprecazioni faccio a questa fine se vengo meno a questo patto. E in quel patto lì, in quel camminamento lì, ci passa solo Dio, che si assume l'onore della sua benedizione e della sua, ovviamente, promessa fatta ad Abramo. Così concluse
la discendenza, l'alleanza, scusate, rinnovandogli la promessa della discendenza. Il Salmo 104-105 è particolarmente significativo perché parla proprio dell'alleanza di cui il Signore si è ricordato. Voi stirpe di Abramo suo servo, figli di Giacobbe suo eletto, e lui il Signore il nostro Dio su tutta la terra i suoi giudizi. Si è sempre ricordato della sua alleanza, parola data per mille generazioni, dell'alleanza stabilita con Abramo, del suo giuramento ad Isacco. E il Salmo canta la fedeltà di Dio a quell'alleanza, a quella che proprio aveva promesso ad Abramo. Il testo del Vangelo, continuiamo ancora la lettura del capitolo 7, è particolarmente interessante, anche perché ci dà un paio di indicazioni con un criterio che a mio avviso va compreso molto bene. Comunque ci fermiamo, lo leggiamo insieme e poi lo commentiamo. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: guardatevi dai falsi profeti, che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dagli spini o fichi dai rovi? Così ogni albero buono produce frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. Ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Dai loro frutti dunque li riconoscerete. In continuità con il Vangelo di ieri, oggi abbiamo un bel criterio da parte del Signore, direi particolarmente significativo. Il Signore ci dice: guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci, dai loro frutti li riconoscerete. Perché mi voglio fermare su questo criterio? Molto interessante. Ieri abbiamo visto che le scelte superficiali non necessariamente sono le scelte migliori per la nostra esistenza e per la nostra vita, e va bene. Ma capite chi sono i lupi rapaci? Sono quelli che ci aiutano, ci mettono là e ma come sei bravo, ma proprio te. Sono quelli che in maniera suadente convincono le nostre superficialità a fare le scelte non ponderate dal punto di vista di un vero discernimento. Sono tutti quelli che ti dicono sempre bravo, bravo, bravo. Devi sapere tu se fai bene una cosa oppure no. E il criterio che viene messo è il criterio dei frutti. Si raccoglie forse uva dagli spini e fichi dai rovi? Ogni albero buono dà frutti buoni. Ora dico una cosa impopolare, però è una cosa che io credo molto. Dobbiamo smettere di fare i teatranti, cioè di pensare la parte che dobbiamo recitare e poi recitarla in maniera coerente. Penso anche ai grandi padri spirituali, penso a quelli che vogliono dare grandi consigli o quant'altro, o penso a quelli che pensano che come vanno loro le cose siano l'unica cosa possibile. Cominciamo un pochino ad abbassare. Dice l'Apostolo Paolo in Romani 12:3-4: piegatevi alle cose umili. Cominciate a fare bene quello che dovete fare, perché è in quel modo lì che imparate la via. Altrimenti siamo aperti all'inganno, ma che è anche un autoinganno. Abbiamo bisogno di compensare, abbiamo bisogno di riempire, e c'è naturalmente, i lupi rapaci ci sono sempre, che hanno interessi propri, che sono anche intelligenti, ed evidentemente poi sanno mettere la parolina giusta al momento giusto. Noi cerchiamo una scorciatoia, cioè una sintesi che ci faccia stare bene, la parola giusta, l'atteggiamento giusto, quello che c'è da fare, quant'altro, ma sostanzialmente siamo vittime della nostra pigrizia, perché non facciamo la fatica di cercare la via del Signore nella nostra esistenza.
e per metterla insieme alle volte è faticoso, ma è l'unico modo per ascoltare la via del Signore e la sua parola. Ricordatevi, le scorciatoie troppo corte probabilmente non ci portano alla meta. Questo è sempre un rischio e Gesù mette in guardia da questo. I frutti buoni sono evidentemente quello che matura nella luce di Dio. Teniamolo presente, è un rischio, ma almeno impariamo noi a fortificarci nella sua parola di modo da essere meno esposti a questo genere di rischi. Abbiamo finito, io vi do appuntamento domani. Grazie per l'attenzione.